Sembra essere proprio l'anno di Bryan Cranston. Dopo la candidatura agli Oscar per miglior attore protagonista con Trumbo e la serie in partenza intitolata All the Way, dedicata a Lyndon B. Johnson, è di oggi la notizia che il nostro amato Heisenberg presterà il volto a Robert Mazur in The Infiltrator di Brad Furman. Vi starete chiedendo, ma Robert Mazur, chi è? Te lo dico io. Il signor Mazur è stato uno dei più grandi agenti segreti americani che nell'incredibile lista delle cose che ha fatto può annoverare l'aver agito sotto copertura nei più pericolosi cartelli della droga colombiani. Il film è dunque una storia vera degli anni Ottanta, scritta da Ellen Brown Furman, che vede Cranston nei panni del protagonista. Il povero Brian dovrà rinunciare alla sua vita, bruciare documenti ed immergersi completamente. Oddio, ma mi ricorda qualcuno. Dicevamo, ad immergersi completamente nei panni di Bob Musella, che era il nome che Mazur usava sotto copertura. Questo lo porterà a contatto con i peggiori criminali esistenti, tra cui il kingpin della droga Pablo Escobar. Ma tornando a bomba su Walter White, sarà forse un modo dell'attore di espiare la colpa per aver interpretato il personaggio più cattivo degli ultimi anni nella televisione? Passare dall'altro lato della barricata lo metterà in pace con la propria coscienza? Boh, però il trailer promette bene. Il film uscirà nelle sale americane in estate. Vi ricordiamo che nel cast c'è la bellissima e biondissima Elena di Troia, che in realtà si chiama Diane Kruger, ma vabbè. Io sono Dico, vi saluto, mettete mi piace, visitate la nostra pagina Facebook ScreenWeek.it e scaricate la nostra app ScreenWeek TV. E ricordate, oggi c'era sciopero di mezzi, quindi attenti, c'era una fila stamattina.